Buonasera, buonasera cari telespettatori, benvenuti a quest'ultima penultima puntata di Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso, è la settima puntata, giovedì prossimo sarà l'ultima di questo primo ciclo di Missione Salute, un primo ciclo che è piaciuto tantissimo, quindi ha riscosso grande successo e grande interesse. Noi vi ringraziamo per esserci stati così vicino e soprattutto così presenti fino ad ora. Ancora due puntate, una è questa che saranno sicuramente molto molto interessanti e quella di questa sera soprattutto farà tanta chiarezza perché parleremo, come abbiamo detto durante il corso della settimana, di radioterapia e di che cos'è, delle nuove frontiere, di che cosa si può curare, quali sono le patologie che si possono affrontare con questa metodica. Cercheremo di dissipare qualche dubbio, qualche idea forse anche sbagliata insieme ai medici che sono presenti qui in studio per farvi capire qual è l'effettivo utilizzo della radioterapia. Noi siamo entrati, come sempre, grazie al consenso di Marche Nord e dei medici del reparto, dentro proprio l'unità operativa. Vi mostreremo i macchinari che vengono usati, come vengono testati, che cosa fanno i fisici e insomma, i dottori, i medici di quel reparto. Naturalmente, come sempre, la seconda parte della puntata è a vostra disposizione, potete telefonare, intervenire in diretta con i medici qui in studio per rivolgergli domande, osservazioni, chiedergli qualcosa che riguardi la loro specialità e quindi 0721 86 14 33, il nostro numero di telefono di Fono TV che ormai conoscete, è a vostra disposizione fin da subito, fin da adesso potete iniziare a comporlo per prenotare la vostra telefonata, il vostro intervento in diretta nella seconda parte del programma. E allora introduciamo subito gli ospiti, come ho annunciato, è qui presente una piccola parte dell'unità operativa di radioterapia di Marche Nord. Salutiamo il suo direttore, il dottor Faisal Bunkeila, ben arrivato. Buonasera. Accanto a lui la dottoressa Francesca Maurizi e poi il dottor Mirko Mazza. Buonasera. Bene, buonasera, benvenuti. Allora, Buonasera. Dottor Bunkeila, ho detto che cercheremo di fare un po' chiarezza su una branca della medicina, su una specialistica che non è molto conosciuta. Perché secondo lei c'è questo così rapporto un po' difficile da far comprendere nell'utente, nel cittadino, su che cosa effettivamente fa il radioterapista? Buonasera a tutti. Ovviamente la radioterapia non è la chirurgia, cioè tutti i cittadini magari sanno che cos'è la chirurgia, ma l'approccio con la parola radioterapia revoca molte volte nelle genti la parola cancro e la parola purtroppo morte o sofferenza. La radioterapia non è solo questo, la radioterapia è cambiata tantissimo. Il ruolo della radioterapia è fondamentale, non è solamente come trattamento palliativo o sintomatico, ma noi interveniamo nelle varie patologie. E siamo praticamente una parte integrante con la chirurgia, con l'oncologia, ma con tanti altri branchi della medicina. Inoltre, la radioterapia può incidere praticamente direttamente e avere un compito radicale, cioè avere un trattamento solamente con la radioterapia che può far guarire diverse patologie. Ecco, quindi sono tantissimi i campi di applicazione, le patologie che si possono affrontare con questa metodica che si avvale di strumentazioni, come dicevo all'inizio, di altissima tecnologia e il reparto di Marche Nord ne è dotato, anzi presto poi ci darà anche una chicca il dottor Bunkeila di qualcosa che arriverà anche prossimamente, sempre a insomma, rinfoltire le fila dei macchinari e delle possibilità di intervento sui pazienti. Allora, prima di farvi entrare con i nostri primi filmati proprio dentro l'unità operativa,
Andiamo con il primo cartello, il cartello dell'attività ambulatoriale, perché radioterapia di Marche Nord ha dei numeri impressionanti. Li vediamo qui nel cartello, qui parliamo di un anno solare praticamente. Sì, 2015. 2015. Perfetto. E vi attestate su oltre 42.000 prestazioni, naturalmente recepite dal CUP. Visite brevi, qui abbiamo raggruppato quelle insomma di più impatto numerico. 3.500 e passa per visite brevi, terapia con acceleratore lineare, qui li abbiamo raggruppati, ma sono oltre 14.000, in individuazione bersaglio 6.796, poi capiremo anche dal filmato che cosa vuol dire, abbiamo visto come effettivamente viene fatta questa metodica, schermatura 4.401 visite e controllo setup 4.000 e passa visite. Dottor Munchelia, una mole di lavoro impressionante. La radioterapia lavora dalle 8 alle 20, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Noi siamo praticamente il punto di riferimento di tutta la provincia, ma non solo della provincia. Abbiamo anche una mobilità attiva dalla Romagna e sicuramente anche dalla Repubblica di San Marino. Quindi questo qua è un vanto anche per Marche Nord. Certo. Allora, vediamo il primo filmato, entriamo insomma naturalmente un po' più all'interno, entriamo in particolare con le parole del dottor Munchelia su quello che è il medico che opera in radioterapia. Facciamo partire il contributo, insomma il primo filmato che ci guardiamo insieme e poi rientriamo in studio. La radioterapia è una branca della medicina in cui si utilizzano le radiazioni ionizzanti per la cura delle neoplasie. Noi parliamo fondamentalmente per la cura delle neoplasie, ma la radioterapia può entrare anche in azioni per le cure anche di forme benigne, cosiddette, e non legate al cancro come parola, come tutta la gente magari ha capito o capisce la radioterapia. Finalità della radioterapia può essere radicali o complementari o in associazioni con diverse altre terapie. Radicali è quando noi utilizziamo la radioterapia per la cura di una neoplasia, quindi è assoluta, cioè è da sola. La radioterapia può guarire e può essere una terapia assolutamente unica per la cura, per esempio, delle neoplasie delle corde vocali, neoplasia della glottide, può essere un'alternativa validissima alla chirurgia per la cura delle neoplasie della prostata, può essere invece associata alla chirurgia, per esempio, nella neoplasia della mammella. Quindi, a seconda di come viene inserita la radioterapia, può avere una finalità o radicale o complementare o in associazioni o addirittura per palliare i sintomi, perché la radioterapia funziona anche sul sintomo dolore. La radioterapia Marche Nord è una disciplina molto importante, perché effettivamente noi lavoriamo insieme con tutte le specialità, con i chirurghi, con gli oncologi, con i pneumologi, con gli urologi. Siamo praticamente una parte integrante di diversi percorsi terapeutici. Il paziente accede alla radioterapia qui a Marche Nord direttamente con un'impegnativa del medico curante o richiesta del medico curante, ma spesso dentro dei percorsi precisi. Quindi il paziente gli viene dato l'appuntamento direttamente dal collega oncologo o dal collega urologo o dal collega pneumologo o dal chirurgo, e arrivano qua, vengono valutati dal radioterapista. L'iter del paziente, oltre alla visita, consiste in una TAC, poi una volta definito il piano di radioterapia, il paziente accede alle terapie o a cosiddetti agli acceleratori lineari, perché la radioterapia viene erogata mediante delle macchine che si chiamano acceleratori lineari. Il primo giorno che arriva qua da noi al reparto per iniziare la sua terapia, lo facciamo accomodare nella sala dell'acceleratore lineare o cosiddetto bunker, perché semplicemente deve essere isolato dal contesto attorno, e iniziamo a spiegare al paziente tutto quello che succederà
Ecco, perché il paziente rimane da solo in questa sala di terapie. Noi però abbiamo la possibilità di vederlo, perché ci sono le telecamere, e di ascoltare, di sentire i pazienti e di intervenire in qualsiasi momento. Ecco, da quel momento lì il paziente inizia il suo ciclo di radioterapia. Allora, dottor Bonchela, abbiamo capito dalle sue parole che vengono coinvolti diversi soggetti attorno al paziente, ci sono molte interazioni, più specialisti, più persone che prendono in carica il paziente. Dopo avremo anche l'opportunità di entrare proprio con le nostre telecamere, siamo entrati e entreremo proprio nel bunker, quello che è stato definito Certo, la bunker, sala di dove terapia. Certo. effettivamente, no, avviene la terapia. Tante figure, il paziente non è solo, questa è una cosa che ci ha tenuto a sottolineare. Per noi il paziente è fondamentale. Inoltre, il paziente è una persona. Io ci tengo tanto, e la radioterapia, tutta la mia equipe, io sono fiero di questo, non trattano il paziente come paziente, ma lo trattano come una persona, come tutto l'insieme. Noi prendiamo in carico la persona, prendiamo in carico l'essere umano che è arrivato da noi, e da quel momento lì cerchiamo di fare il viaggio dentro la radioterapia insieme. Non è mai lasciato da solo. Dal primo giorno, quando arriva in radioterapia, c'è l'accoglienza e c'è la visita infermieristica, e poi c'è la valutazione del radioterapista oncologo. Poi, dopodiché, entrano in funzione le diverse figure, perché come ho spiegato, ho cercato di spiegare anche nel filmato prima, il processo di radioterapia è costituito da diverse tappe, non è una sola tappa, e in ogni tappa ci sono coinvolti delle professionalità, professionalità del medico, dell'infermiera, ma del tecnico di radiologia, che è un tecnico di radioterapia, che il loro ruolo è fondamentale. Dottoressa Maurizi, dopo entreremo anche con il dottor Mazza all'interno delle vostre, insomma, dei vostri segmenti dove operate numericamente in maniera più sostanziosa. Quanto è, a seconda di quello che è la propria patologia o la propria, insomma, piano terapeutico per un paziente, la giacenza media? Cioè quanto sta a contatto con voi, col vostro reparto, se possiamo dare o un ordine di idee, insomma. Assolutamente. Molto dipende dalla lunghezza, molto dipende, chiedo scusa, dall'intento del trattamento. Quando il trattamento ha uno scopo curativo, e quindi la radioterapia si prefigge proprio di eliminare la neoplasia primitiva, generalmente la durata va dalle 5 alle 8 settimane. Il paziente viene tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, generalmente una volta al giorno, e è importantissimo non discontinuare il trattamento. Quando invece l'intento è quello di occuparci di un sintomo, e quindi che può essere il dolore, che può essere una sintomatologia neurologica, la prevenzione di fratture patologiche, oppure il controllo di emorragie, per esempio, che non riescono a essere fermate in altro modo, in questi casi la durata va dalle 5 alle 10 sedute. Molto efficace anche la seduta singola nel caso di impiego della radioterapia per il trattamento del dolore da metastasi ossee. Ecco, dottor Mazza, il paziente, la prima visita, il primo approccio, la prima volta che viene da voi, tante domande, immagino, tanti dubbi, come gli fate vivere questo primo momento, questo primo ingresso, nel reparto di radioterapia? Sì, l'esordio, come accade molto spesso, è fondamentale, per cui l'approccio per noi significa partire nel miglior modo possibile. E come diceva il direttore, prendersi in carico la persona significa stabilire fin da subito un rapporto di reciproca fiducia, cercando di catturare la fiducia appunto del paziente, andando ovviamente nella maniera più semplice possibile a spiegare quello che sarà il percorso, il perché vengono fatte determinate cose e soprattutto l'intento di quello che si vuole perseguire. Dopodiché, nel momento in cui si è creato questo tipo di feedback,
La strada spesso e volentieri è spianata e devo dire che sono molteplici gli attestati di stima di tante persone che alla fine del loro percorso ringraziano non solo lo specialista che li ha visti in prima visita, ma l'intera equipe per appunto la cura del particolare, perché l'ordinario in qualche modo sono in grado, è in grado chiunque di raggiungerlo. Quello che fa la differenza è il dettaglio e noi cerchiamo di essere particolarmente attenti a questo aspetto. Bene, noi siamo entrati, insomma, sempre in tutti i reparti con la nostra telecamera, abbiamo visto gli ambienti e abbiamo visto, dottor Bonchela, sempre anche oltre a voi, medici, dottori, che siete gli attori principali, anche chi vi supporta, il personale infermieristico, le OSS, tutta la gente, insomma, prima quando siamo stati a vedere la PET da voi, che dopo vedremo in un filmato, c'era tutta un'equipe, quindi questo favorisce tantissimo la compliance del paziente affinché la terapia esordisca nel modo migliore possibile. Certo, perché bisogna lavorare come un gruppo unico. È fondamentale avere una sintonia di tutto il personale e avere un obiettivo comune. Qual è il nostro obiettivo? Curare al meglio i nostri pazienti, cercare di dare il meglio e di conseguenza tutto il personale è indirizzato verso questa strada. È fondamentale poi che ognuno sappia fare la sua professione e questo per me è una cosa indispensabile. Ognuno dei protagonisti deve sapere quello che deve fare e di conseguenza non ci sono inghippi perché da quando prende il paziente lui sa da quel momento lì cosa deve fare per consegnarlo all'altro professionista. Una strada ben delineata, un percorso preciso, una macchina oliata che da tanti anni lavora sul territorio, un meccanismo quasi posso dire io da orologiaio, perché poi dopo capiremo il perché, perché ci sono delle tappe ben precise, dei tempi da rispettare. E allora per capire il percorso che il paziente fa dal momento in cui fa accesso per la prima volta nel reparto, che cosa avviene, vediamoci il secondo contributo filmato perché capiremo qual è la strada, qual è il percorso che il paziente fa. Pochi minuti e poi siamo di nuovo con voi. Questa è l'accettazione della radioterapia, questo ambiente è l'accettazione della radioterapia. I pazienti quando arrivano chiedono informazioni in segreteria qui, è qui che viene preso in carico il paziente. Il ruolo dell'infermiera è fondamentale per la radioterapia perché è loro che prendono praticamente in carico i pazienti, cominciano a intervistare i pazienti, a conoscere tutte le informazioni necessarie per il percorso successivo del paziente e fanno accomodare i pazienti in questa sala di attesa che, come vedete, è una sala di attesa fatta proprio perché il paziente si senti a suo agio. Io ci tengo tantissimo al rapporto con i miei pazienti perché effettivamente questo è un ambiente un po' particolare, non è una chirurgia estetica, ma bensì è una radioterapia. Spesso la gente ha informazioni un po' alterate sulla radioterapia perché sentono solamente il lato o i lati negativi legati alla radioterapia. La fase successiva per il paziente è quella dell'elaborazione del piano di radioterapia e qui entrano in gioco diverse persone. Entrano in gioco il medico radioterapista oncologo perché deve determinare con precisione veramente millimetrica il target, gli organi a rischio, gli organi che noi non vogliamo assolutamente che siano irradiati o toccati dalle radiazioni. Una volta finito questo lavoro qua, passa il piano alla fisica sanitaria che devono elaborare il piano di radioterapia. Il piano di radioterapia può richiedere anche una settimana intera di elaborazioni. Una volta elaborato, viene discusso con il radioterapista, viene approvato o modificato. Una volta che è stato approvato, inizia il reale iter del paziente nella radioterapia. Il paziente viene chiamato. Viene fatto accomodare prima in segreteria dove fa una seconda valutazione infermieristica perché tra magari la TAC o la PET è passato un po' di tempo e quindi se ci sono novità
di carattere clinico, di carattere di farmaci che lui ha preso, in quel caso lì viene aggiornata la sua cartella. Poi viene fatto accomodare nella sala di terapia. Nella sala di terapia lo prendono in carico i tecnici di radioterapia. Sono dei tecnici specializzati in radiologia e specialmente radioterapia. Una volta data una spiegazione ampia al paziente, una volta tranquillizzato il paziente, si comincia effettivamente a farlo prendere la posizione di cura, noi lo diciamo, se è supino e se ha un immobilizzatore in particolare, tipo le maschere che abbiamo visto in precedenza, o altri tipi di immobilizzatori a seconda del segmento o della parte del corpo che deve essere trattata. Ecco, questo era un primo scorcio del reparto. Eravamo con le nostre telecamere in un ambiente particolare al quale sia lei, dottor Bunchela, che i suoi collaboratori tenete in modo particolare. La sala d'aspetto, cioè dove il paziente aspetta di fare le terapie e di fare il suo percorso. È un ambiente studiato, voluto. Perché? È un ambiente fatto appositamente per far sentire i pazienti a loro agio, per non farli pensare che si trovano in un ambiente, in una sala dove regna la sofferenza. Ecco perché c'è la biblioteca con i libri, con le riviste, c'è una TV che va tutto il giorno quasi praticamente in maniera molto ma molto intelligente, ci sono anche altri beni, c'è l'acqua, ci sono altri presidi e questa sala serve proprio perché il paziente riesce a passare quei 10 minuti o un quarto d'ora nell'attesa di essere chiamato in maniera molto tranquilla e serena. Ecco, dottoressa, i tempi d'attesa sono molto pochi, perché dicevo c'è un meccanismo molto liato, molto preciso. Questa è un'altra peculiarità di questo reparto e del vostro operato. Ci tenete molto a questo aspetto? Assolutamente. C'è un paziente ogni quarto d'ora per i trattamenti più semplici. Alcuni trattamenti complessi richiedono 20-30 minuti per la fase di posizionamento del paziente e di erogazione del trattamento. La nostra equipe ha utilizzato una serie di sistemi per fare in modo che appunto non ci siano ritardi, proprio perché non abbiamo degli spazi vuoti per poter compensare questi ritardi, quindi si lavora dalle 8 appunto alle 19:30 e l'altra cosa importante, molti pazienti devono eseguire una preparazione, quindi devono per esempio avere la vescica piena e quindi prendere ogni giorno la stessa quantità di acqua oppure vuotare l'intestino retto, e questa precisione da parte nostra è sicuramente importante per garantire questa riproducibilità delle condizioni di erogazione del trattamento. Ecco, avete visto un ambiente molto arioso, molto luminoso, con pochi angoli ciechi, un ambiente molto spazioso, forse magari anche un po' sovradimensionato rispetto a quello che sarebbe la necessità, però dottor Mazza, è importante anche insomma avere un paziente insomma perlomeno cosciente e tranquillo, no? Giusto, che sa di affrontare qualcosa, anche la cadenza, i tempi sono un parametro che lui immagino lo tranquillizzi. Lo tranquillizza, e per certi aspetti i nostri pazienti a un certo punto si viziano, perché siamo così puntuali che nel momento in cui non dovessimo esserlo vengono quasi a bussare, a chiedere come mai c'è qualche minuto in più di attesa. No, ma a parte questo, penso che la psicologia per il nostro tipo di paziente, ma un po' per i malati in generale, fatalmente riveste un ruolo di fondamentale importanza, perché un malato psicologicamente sereno reagisce meglio alle cure. Questo non perché lo dica io, ma perché ci sono degli studi che lo comprovano. Per cui anche questo è un motivo in più per spingerci sempre di più a curare questo aspetto. E le devo dire che, nonostante ovviamente non si possa viaggiare sui numeri di centri più grossi, possiamo sicuramente dire la nostra su questo aspetto, e appunto per quanto la nostra sia una realtà piccolo-media, possiamo assolutamente essere in linea con quello che si dice in letteratura a proposito di questo argomento.
Dottor Buncheila, a fianco a dove eravamo noi che abbiamo registrato il suo intervento, proprio per confermare quello che diceva il dottor Mazza e anche il ragionamento in sé, avete creato un ambiente apposito che separa pazienti particolarmente defedati, debilitati o che sono in condizioni un po' meno insomma, in forma rispetto a quelli che stanno nella sala d'attesa, proprio per riservargli un'intimità, una insomma, attenzione maggiore. Sicuramente, perché esistono dei pazienti che afferiscono alla radioterapia che le loro condizioni non sono ottimali. Allora abbiamo creato una sala di attesa appositamente per questi pazienti. In questa sala di attesa, prima di tutto, c'è un maggior privacy per i nostri pazienti. Inoltre possiamo anche utilizzare la sala per il supporto o per le terapie di supporto, ove necessario. Noi riusciamo a infondere le terapie di supporto necessarie, le terapie mediche che possono supportare questi pazienti e portarli fino alla fine del ciclo di radioterapia. Perché alla fine del ciclo, alle volte il paziente arriva un po' in condizioni sicuramente un po' debilitate, quindi insomma necessita di infusioni, di flebo, di tutti i presidi possibili per aiutarlo ad arrivare al goal terapeutico. Insomma. Certo, perché poi specialmente se parliamo di alcune patologie o alcune neoplasie tipo testa e collo, questi pazienti ovviamente hanno una tossicità maggiore rispetto ad altri trattamenti. Quindi questi pazienti necessitano di un supporto durante la terapia e noi iniziamo praticamente dal primo giorno, da quando inizia il paziente, fino all'ultimo giorno e molto spesso continuiamo con la terapia di supporto della terapia medica anche per 2 settimane o anche di più una volta finito il ciclo di radioterapia. Questo per consegnare il nostro paziente alla sua famiglia in buone condizioni. Abbiamo visto anche dei quadri, insomma, nelle pareti del reparto, tutto fa brodo, come si dice, no? Qualsiasi cosa che distragga anche la vista. Questo lo dico non perché insomma, ci tengono a che il reparto sia un reparto bello, ma immagino e lo so che questo è fatto con una presa di coscienza precisa, perché insomma, l'arte, il bello, i colori, tutto quello che può impressionare e suggestionare in maniera positiva il paziente lo predispone meglio. Questo si nota, devo dire la verità, da chi lavora in questo ambito, io l'ho notato subito. L'arte. Quindi l'arte tranquillizza, l'arte apre a tutti quanti noi. Figuriamoci un paziente, una persona che sta soffrendo. Quindi arriva, non trova un ambiente cubo, non trova dei colori scuri, trova colori chiari, ha visto le farfalle, ha visto esatto. Quello che noi, tutti i quadri che sono messi sulle pareti, trova un ambiente che effettivamente li apri, cioè non lo chiudi. Io mi ricordo della mia esperienza quando ho iniziato la radioterapia, i bunker della radioterapia erano praticamente 3 metri per 3, neanche. Cioè uno anche quando entra in un ambiente di 3 metri per 3, è indescrivibile quello che senti veramente il paziente che entra in quei bunker lì. Adesso no, i nostri bunker, come l'avete visto, le sale di terapia, come le chiamo io, sono decorati, hanno anche delle immagini sul soffitto che effettivamente quando il paziente è sdraiato sul letto di terapia può non guardare solamente un'immagine purché sia, ma guarda delle immagini che lo possono tranquillizzare, possono trasmettere serenità. E questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Noi siamo entrati in una di queste stanze dove si somministra la terapia radio e adesso ve lo facciamo vedere. Siamo proprio entrati e abbiamo capito anche le metodiche. Abbiamo visto degli accenni prima delle maschere, dei posizionatori, ma c'è ben altro e adesso lo scopriremo insieme con il prossimo filmato. Guardiamolo insieme a voi. La fisica medica è una realtà per lo più sconosciuta ai cittadini, infatti è un'attività un po' di nicchia che troviamo soltanto nelle aziende ospedaliere di livello un pochettino più elevato. A cosa serve?
Se pensiamo a tutte le procedure mediche di vario tipo, dall'intervento chirurgico a un esame diagnostico, ci accorgiamo che utilizziamo sempre delle tecnologie più o meno complesse che si basano su principi fisici. Nel caso specifico della radioterapia, abbiamo a che fare con la fisica delle radiazioni, perché la radioterapia si basa sulla cura dei tumori mediante radiazioni ionizzanti. Il fisico sanitario o fisico medico che vogliamo dire è proprio quel professionista che deve garantire l'impiego efficace e sicuro delle radiazioni in campo medico. Nel caso proprio particolare di questo locale in cui ci troviamo, i fisici acquisiscono le immagini dei pazienti elaborate dai medici. E attraverso questi computer, che sono degli elaboratori molto complessi, progettano il piano di cura. Cosa significa? Significa che all'interno di queste macchine ci sono degli acceleratori lineari virtuali, cioè li abbiamo creati noi dalla macchina reale, e progettiamo, studiamo come dare il massimo di dose alla massa tumorale, risparmiando al meglio gli organi sani circostanti. In ambito sanitario riusciamo ad impiegare le interazioni della radiazione con la materia per avere dei grandi benefici per i pazienti. Qui siamo all'interno del bunker di radioterapia, quindi dove abbiamo l'acceleratore lineare che è la macchina fondamentale per erogare i trattamenti ai pazienti. Cosa fanno i fisici qua dentro? Innanzitutto con strumentazione di questo tipo, quindi un fantoccio e un sistema di camere di rivelazione, facciamo la verifica dei piani di cura che abbiamo visto nella sala TPS. Questo perché è importante che quanto viene calcolato sia poi verificato nella realtà. Non ci possiamo permettere di erogare al paziente un qualche cosa di diverso rispetto a quello che sul TPS abbiamo calcolato, elaborato e studiato. A fianco a questo tipo di verifiche qui che si fa per ogni paziente, facciamo altri controlli che si chiamano controlli dosimetrici sulla macchina, sull'acceleratore. Si utilizzano tecnologie di questo tipo, questo si chiama fantoccio ad acqua, viene riempito di acqua perché l'acqua simula le densità del corpo umano, vengono applicate delle camere ionizzazione che sono degli strumenti che misurano le radiazioni e ci consentono di descrivere bene come le radiazioni si comportano all'interno dell'organismo dell'ipotetico paziente. Questo perché la macchina deve essere costantemente controllata e non ci possiamo permettere di avere discostamenti nel suo comportamento quotidiano. Ecco, siamo entrati con le nostre telecamere dentro una sala di terapia, penso insomma che era perlomeno la prima volta che questo avveniva nel presidio di Muraglia e nel Marche Nord, far vedere insomma, dove effettivamente un paziente viene insomma, trattato. E devo dire che l'ambiente è tutt'altro che angusto e opprimente, anzi sicuramente. Pensando quello che uno va a fare, insomma, è una stanza che mette a proprio agio. Però, dottor Mazza, tecnologie a livelli altissimi, ho visto delle grafiche che noi ce le sogniamo solamente, tridimensionali, avete una precisione in questo ambito, estrema, questo è insomma, un punto di forza. Beh, è fondamentale avere precisione. Pensi che in uno dei piani che sono stati mostrati nel servizio, che è un piano di radioterapia per un trattamento su testa-collo, a pochi millimetri dal midollo spinale, viaggiano, radiazioni a dosi altissime che se solo sfiorassero il midollo stesso, porterebbero seri problemi alla salute del paziente. Questo non accade proprio grazie alle tecnologie che ci permettono di spingere così tanto sulla dose con una riduzione sostanziale ormai dei fenomeni legati alla tossicità, sia in acuto che in tardivo. E questo ovviamente ci dà delle grosse soddisfazioni in termini di controllo di malattie, invece altrimenti poco trattabili con dosi più basse. Ecco, la tecnologia, direttore, ha fatto sì che voi poteste sfruttare al massimo la potenzialità della radioterapia, riducendo al minimo, Gli insomma, effetti gli collaterali. effetti collaterali. Questo è un progresso incredibile. Sicuramente la radioterapia ha fatto dei passi da giganti negli ultimi 20 anni. Una volta questi trattamenti non era quasi possibile farli. Ecco perché abbiamo maggior successo nel controllo di queste malattie tumorali. Perché
riusciamo effettivamente a erogare delle dosi elevatissime risparmiando i tessuti sani. Noi qui utilizziamo una tecnica che si chiama IMRT o intensità modulata, in cui c'è la possibilità di erogare una dose X in una parte e una dose molto molto inferiore a distanza di pochi millimetri. In più c'è la macchina che avete visto, ci consente di fare la radioterapia guidata dalle immagini. Cosa significa? Prima di erogare la dose, io valuto, faccio una TAC, vedo la TAC e con la quale valuto il mio volume bersaglio, se c'è da cambiare qualsiasi cosa, ma lo cambiamo in maniera automatica, cioè il paziente non sente neanche il movimento del lettino, ma noi ovviamente lo facciamo per andare a colpire il nostro target in maniera precisa tutte le volte o tutte le sedute di radioterapia. Ecco, abbiamo visto anche dei sistemi di settaggio, dico io così, forse in maniera anche un po' impropria, però valutate costantemente l'impatto, il dosaggio. Che cosa sono queste metodiche? Perché sono così importanti proprio per finalizzarle sul paziente? Prima di tutto i controlli di qualità su macchine di radioterapia, sugli acceleratori lineari, avviene tutti i giorni. Tutti i giorni c'è il controllo di qualità se effettivamente il fascio o la dose che viene erogata è corretta o c'è qualche problema. In più, per molti pazienti, prima di fare la prova addirittura, noi verifichiamo la dosimetria del piano. Se effettivamente quello che abbiamo fatto nel computer che avete visto poco fa corrispondono al vero o no. E quindi una dosimetria proprio reale del nostro piano di radioterapia. Inoltre, tutti i pazienti hanno i cosiddetti immobilizzatori personali. Le maschere che avete visto sono personalizzate, ciascun paziente ha la sua maschera. Inoltre, anche per altri, come ho detto io, segmenti scheletrici o altre parti del corpo, esistono diversi immobilizzatori adatti proprio perché la ripetibilità del trattamento nelle stesse condizioni deve essere garantita. Ecco, abbiamo visto software insomma, tridimensionali, no, calcolatori e soprattutto anche strumentazioni insomma, di altissimo livello. Possiamo dire che a Marche Nord la tecnologia in ambito di radioterapia si esprime ai massimi livelli? Sicuramente sì, anche se io auspico e spero sempre in un miglioramento e in un acquisto di nuova tecnologia che serve per potenziare le nostre possibilità di dare maggior contributo ai nostri pazienti. Esistono effettivamente dei progetti qui in Marche Nord che magari più tardi li possiamo dire. Ecco. Sì, lo diremo, vi lasceremo con insomma, il dolce finale perché ci sarà appunto l'annuncio di una prossima dotazione, quindi anche altre patologie potranno essere affrontate con la radioterapia. Allora, visto che abbiamo introdotto il tema delle patologie, un tema vasto, ampio, che l'abbiamo appena sfiorato all'inizio nell'introduzione, guardiamo il secondo cartello che abbiamo preparato per farvi conoscere sommariamente un po', lo vediamo insieme, i maggiori capitoli di, no? Giustamente, i maggiori capitoli di intervento. Mammella 250, trattamenti, alla prostata sono 100, il retto 50, testa e collo 60, polmoni 40. Allora, qui erano trattamenti per neoplasie, però ci sono anche trattamenti mirati al dolore. Dottore, sono tantissime le patologie che potete affrontare. Sì, sono tanti. Come ha detto anche la dottoressa prima, la radioterapia ha un ruolo fondamentale anche nel controllo del sintomo dolore. La radioterapia può essere effettivamente un ausilio efficacissimo per il dolore dovuto a metastasi ossee o anche da altri visceri. Noi con una sola seduta, certe volte riusciamo veramente a cambiare la terapia medica dei nostri pazienti e a diminuire la soglia del dolore tantissimo. E questo è grazie alla tecnologia e grazie a un trattamento mirato su una zona ben precisa che effettivamente provoca il sintomo dolore.
e quindi insomma questo ha una, un ritorno positivo in termini di riduzione di dosaggio di terapie orali, di migliora anche, la qualità, vantaggio della compliance del paziente. Migliora la qualità di vita dei pazienti, sicuramente. Sicuramente. Allora, vediamo anche il quarto filmato che noi abbiamo girato, perché entriamo nello specifico delle patologie anche dei medici che sono presenti qui in studio, e con loro poi svilupperemo l'argomento. Vediamo il segmento, il filmato che parla del retto, vediamolo insieme. Sicuramente una delle principali caratteristiche proprio della moderna oncologia è rappresentata dalla multidisciplinarietà, da un approccio multidisciplinare. E in questo contesto Marche Nord ha risposto attivando una serie di percorsi multidisciplinari integrati che servono proprio per agevolare il percorso del paziente, facilitarlo il più possibile, renderlo più efficace possibile sia nella fase di accertamento della neoplasia che nella fase del suo trattamento e anche poi del successivo follow up. Sono stati attivati tantissimi percorsi e la moderna radioterapia è una parte fondamentale di questo trattamento multidisciplinare, e l'unità operativa quindi di radioterapia partecipa a tutti i percorsi multidisciplinari che Marche Nord ha attivato. Uno degli esempi e anche di ambito prevalente della mia attività degli ultimi anni è stato quello proprio della partecipazione al percorso multidisciplinare del trattamento delle neoplasie colorettali. Il tumore del retto verosimilmente è proprio un esempio emblematico della necessità di questa integrazione e dell'efficacia di questa integrazione. Infatti nella fase diagnostica sono coinvolti l'endoscopista, il radiologo, il medico nucleare, l'anatomopatologo, e nella fase di trattamento ancora l'endoscopista, il chirurgo, il radioterapista e l'oncologo. Nelle fasi iniziali l'endoscopia e la chirurgia sono i trattamenti di scelta, ma quando la neoplasia del retto infiltra più in profondità i tessuti o arriva a coinvolgere i linfonodi, il trattamento in grado di garantire i migliori risultati è proprio quello della radioterapia preoperatoria, associata ogni volta che possibile alla chemioterapia, seguita poi a 6-8 settimane circa generalmente dall'intervento chirurgico. Bene, dottoressa Maurizi, abbiamo capito che insomma, questo è il suo segmento di intervento. Che impatto ha sulla popolazione numericamente, se possiamo descrivere a grosse cifre, questo tipo di patologia? Sicuramente la neoplasia colorettale rappresenta per frequenza la terza neoplasia negli uomini e la seconda nella popolazione femminile, e rappresenta purtroppo la seconda anche causa di morte in entrambe le popolazioni, quindi parliamo di un 16%, 14% rispetto all'incidenza di tutte le altre neoplasie. Parliamo di 44 casi per 100.000 abitanti nelle neoplasie del colon, di circa 20 casi ogni 100.000 abitanti nelle neoplasie del retto. E parliamo di una neoplasia che è cresciuta negli anni per incidenza, in questo momento forse negli ultimi 10 anni è abbastanza stazionaria, ma in cui lo screening e questa integrazione terapeutica ha migliorato tantissimo i risultati a lungo termine, con un aumento importante della sopravvivenza. Mi sono occupata in questi anni proprio di neoplasie colorettali. C'è un percorso dedicato, come dicevamo, in Marche Nord. La prima stesura di questo percorso è stata fatta negli anni 2008-2009 e la collaborazione è ormai consolidata. Ci sono degli incontri periodici che servono per la discussione dei casi clinici e che garantiscono questa massima ed efficiente integrazione per il paziente. Nelle neoplasie del retto, dicevamo, c'è un trattamento preoperatorio. La radioterapia arriva alla fine dopo un lungo percorso di accertamenti e
È fondamentale quindi che venga iniziata in tempi brevi e questa integrazione fa in modo di non allungare ulteriormente. Noi arriviamo alla fine, quindi è importante che questi accordi fra i vari specialisti siano pronti, efficaci, efficienti. Mi sono occupata un pochino di integrazione anche negli altri percorsi. Oggi è una caratteristica fondamentale, come dicevamo, della moderna oncologia e la radioterapia è una parte integrante di tutti i percorsi terapeutici ed è grazie a lei, grazie a questa integrazione abbiamo questi risultati. Dottore Bunchella, integrazione e tempi brevi, due parole magiche, possiamo dire, che giocano a vostro favore e a favore del paziente, naturalmente. Se riusciamo a lavorare insieme, tutti gli specialisti, con una sincronia e con un sinergismo, si riesce a trattare i pazienti nella maniera migliore e in tempi effettivamente canonici. Questo è fondamentale. Se ognuno va per conto suo, ovvio che perdiamo tempo, perdiamo poi risorse e sprechiamo risorse e questo porta a una disgregazione e porta a minor risultati. Io sono fermamente convinto che i percorsi terapeutici devono essere insieme, sono dei percorsi multidisciplinari. Adesso non si può trattare i pazienti con ognuno per conto suo. Noi dobbiamo parlare insieme e stiamo andando effettivamente in questa direzione. Tutte le patologie principali hanno dei percorsi multidisciplinari, alcuni sono già avviatissimi, effettivamente, altri sono in via praticamente di consolidamento e questo è il goal della medicina moderna. Bene, sono già arrivati i primi messaggi, adesso fra un po' ve li leggeremo, andremo a vedere gli ultimi contributi e poi insomma faremo ai medici le vostre domande. Io vi ricordo il nostro numero di telefono anche per intervenire in diretta, se volete farlo potete dialogare direttamente e rivolgere domande, quesiti e qualsiasi dubbio voi abbiate proprio in termini diretti con i medici che operano nel reparto di radioterapia di Marche Nord e quindi insomma rivolgergli direttamente i vostri quesiti 0721 861433. Adesso ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità e poi ritorniamo insieme per Missione Salute. Eccoci ritornati in Missione Salute, Marche Nord, istruzioni per l'uso. Dopo la pausa pubblicitaria vi rinnovo nuovamente il nostro numero di telefono 0721 861433 per rivolgere domande agli ospiti in studio, che coinvolgo subito in modo particolare il dottor Mazza, perché adesso parliamo di una patologia che la riguarda. Lo facciamo prima attraverso un filmato che abbiamo registrato lì e poi dopo rientreremo in studio per interloquire con il dottor Mazza. Guardiamoci il contributo che riguarda appunto la mammella. Il ruolo della radioterapia per quanto riguarda il trattamento del carcinoma della mammella è un ruolo assolutamente preponderante, perché si iscrive in quelli che sono i trattamenti cosiddetti conservativi di questa neoplasia, perché circa l'80% di tutti i casi di carcinoma della mammella sono suscettibili di trattamenti conservativi, quindi come tali sono pazienti sottoposti a chirurgia conservativa della mammella, cui poi segue il trattamento di radioterapia. Il risultato è paragonabile a quello che si otterrebbe con la mastectomia, quindi con la rimozione in blocco della ghiandola mammaria, tenendo presente che la chirurgia da sola espone a un 75% in più di possibili recidive mammarie senza la radioterapia. Quindi il trattamento integrato chirurgia più radioterapia in questo gruppo di pazienti direi che rappresenta a tutti gli effetti lo standard in oncologia moderna. Marche Nord è un aspetto importante, lo è per tutti i centri di radioterapia in Italia. Basti pensare che da sola la neoplasia della mammella ricopre il 30% di tutti i trattamenti che un centro di radioterapia eroga durante l'anno solare. E Marche Nord è in linea con i dati nazionali. Noi nel 2015 abbiamo fatto circa 250 trattamenti. I progressi della radioterapia sono andati di pari passo con quelli un po' della medicina in generale, ma
sotto certi aspetti la radioterapia ha corso un po' di più rispetto agli altri, perché ha ridotto in modo considerevole gli effetti collaterali. Vale per il trattamento della mammella, ma vale per qualsiasi altro tipo di malattia e quindi di distretto. E soprattutto ha in qualche modo anche cercato di limare quelli che sono gli aspetti relativi alla durata dei trattamenti. Si va sempre verso dei trattamenti di durata inferiore rispetto alle 5 settimane. Noi come radioterapia di Marche Nord, per ormai un gruppo sempre più nutrito di pazienti, riusciamo a erogare l'intero trattamento in 16 sedute, che sono poco più di 3 settimane, in luogo delle 5 settimane che rappresentano lo standard, nazionale e internazionale. Avete visto nelle immagini anche che scorrevano dietro il dialogo del dottor Mazza, insomma, appunto, gli strumenti, le macchine, insomma, veramente affascinante come aspetto anche della vostra professione. Dottore, 250 trattamenti sono tanti, forse come capitolo di trattamenti è il più corposo, quindi insomma è una terapia quella che viene fatta sulla mammella precisa, con grandi risultati e con grandi prospettive anche per il paziente. Prospettive sono legate al fatto, facendo una premessa, che in Italia si contano ormai quasi 50.000 nuovi casi di diagnosi di carcinoma mammario all'anno. Ecco perché io parlavo di problema sociale. Sono tantissime le donne che ogni anno scoprono di avere questo problema. E quindi noi abbiamo l'imperativo categorico e morale di trattare questa patologia nel miglior modo possibile. Qui mi riallaccio alla logica della multidisciplinarietà, che è un cardine fondamentale dell'oncologia moderna. E ovviamente di pari passo per poter raggiungere risultati sempre migliori legati sia alla tolleranza sia ai risultati, è chiaro che la tecnologia in questo senso ci dà una mano sempre maggiore. E probabilmente in un futuro, spero non troppo lontano, saremo in grado di limare ancora di più i tempi di erogazione di una intera intera radioterapia sulla mammella. Ma insomma, credo che forse non è il caso di sbilanciarsi. Abbiamo in passato avuto esperienza con trattamenti della durata addirittura settimanale, con 2 sedute quotidiane, ma non vorrei mettere troppa carne a cuocere. È possibile e sicuramente è una nostra intenzione spingere sull'acceleratore anche da questo punto di vista. Ecco, il dottor Mazza parlava, dottoressa, prima di insomma, qualità della vita, di post-trattamento. E le donne sicuramente con la prevenzione no, hanno fatto passi da gigante in questo, anche per non andare incontro a trattamenti e attività chirurgiche che sono sicuramente molto invasive e molto anche impattanti sulla persona. Quindi la radioterapia vi dà una mano, voi date una mano anche in questo senso, nella qualità della vita post-patologia, insomma. Assolutamente sì, infatti l'associazione di una chirurgia conservativa più la radioterapia postoperatoria evita alla paziente una chirurgia demolitiva come la mastectomia e questo ha un forte impatto sulla qualità di vita. Le nuove tecnologie che ci consentono di ridurre al massimo l'erogazione di dosi elevate ai tessuti sani riducono gli effetti collaterali sia acuti che tardivi e proprio perché oggi siamo in grado di guarire con questi trattamenti integrati multidisciplinari, per esempio nelle neoplasie del colon retto c'è una sopravvivenza a 5 anni di più del 60, arriva al 65%, in altre neoplasie arriva al 90-98%, per cui l'attenzione a ridurre gli effetti collaterali tardivi è fondamentale. L'impiego della radioterapia a scopo sintomatico ci aiuta a ridurre l'impatto di sintomi come il dolore, come la sintomatologia neurologica, come magari perdite ematiche che richiedono trasfusioni continue e bloccare oppure la dispnea in una situazione in cui il volume di malattia crea una compressione a livello dei grossi vasi della vena cava, il paziente non riesce a respirare, il trattamento di radioterapia migliora queste capacità. Pensiamo che la radioterapia usata
a scopo sintomatico è efficace in più del 60, a seconda delle casistiche, anche in più dell'80% dei casi e quindi ha un ruolo importantissimo in questo senso e sulla qualità di vita. No, no, volevo chiedere una cosa al dottor Mazza, che voleva aggiungere forse un supporto in più a quello che è stato detto prima. Mi fa lei la domanda o intervengo io? No, no, vado pure. No, no, si è parlato prima di percorsi. Quello della mammella è partito poco più di un anno fa. In un solo anno abbiamo arruolato ormai 200 pazienti. E queste sono pazienti, proprio per spiegare ancora meglio e insistere sull'argomento, che vengono letteralmente prese per mano dalla diagnosi, quindi dalla consegna dell'istologio che fa il radiologo che ha operato la biopsia, fino al termine delle cure. E i primi riscontri, anche se siamo un gruppo relativamente giovane, sono realmente molto molto positivi. Questo è un argomento che mi tocca molto da vicino, perché siamo partiti ormai da un anno non senza difficoltà, anche dal punto di vista logistico, perché come voi sapete lavoriamo, certo, su due presidi, 2/3 presidi, e si è creata l'empatia che è fondamentale ci sia tra gli specialisti che concorrono alla progettazione dell'iter terapeutico più idoneo alle pazienti, e questo ovviamente ci spinge ancora di più a insistere e ove possibile a migliorare sempre di più. Ecco, dottor Vuncheila, lei ha partecipato a tanti convegni e tanti workshop sul tema della prevenzione, anche con i suoi colleghi di Marche Nord avete spinto molto su questo aspetto, proprio per la tempistica che vi riguarda, cioè la prevenzione e poi insomma il vostro campo d'azione. È importantissimo intervenire e soprattutto avere pazienti che arrivano coi tempi giusti a voi. Giustamente. Ormai esistono diversi screening sul territorio che funzionano benissimo, perché ci consentono di diagnosticare e di scoprire delle malattie nello stadio iniziale. Ricordiamoci che la malattia tumorale o la neoplasia, se viene scoperta all'inizio, abbiamo N armi per sconfiggerla. Se purtroppo viene scoperta solamente quando ha dato segni di sé a distanza, cioè tipo metastasi, purtroppo le possibilità di andare ad operare in maniera efficace sono molto di meno. Quindi io invito effettivamente la popolazione di aderire alle screening, perché c'è la salvezza realmente, perché riusciamo realmente a sconfiggere la malattia se noi riusciamo a trattarla solo negli stadi, quando scopriamo la scopriamo negli stadi iniziali, e questo è fondamentale. Ecco, lo screening, la prevenzione e quindi la tempistica ridotta rispetto all'insorgenza della malattia, e gli interventi così mirati, così precisi della radioterapia possono aumentare le aspettative di vita dei pazienti che vengono colpiti da neoplasie, e quindi insomma questo è un cardine importante anche in termini di riduzione di costi poi del paziente nella società e anche nella gestione di un'economia, insomma, di un'azienda. Certamente, quando trattiamo una malattia neoplastica allo stadio iniziale non abbiamo bisogno di utilizzare certi tipi di terapie, no? Che sono costosissime, e quindi anche le risorse possiamo destinarle ad altri settori. Quindi è fondamentale effettivamente scoprire e aderire agli screening, perché il paziente venga trattato al più presto possibile. Ecco, una cosa che si è svelata in questa trasmissione, ne sono contento, che forse io per primo non la conoscevo, non la sapevo, e l'ho imparata, e secondo me fa piacere anche scoprire questo utilizzo sintomatologico della radioterapia. Questa è una cosa, insomma, che è poco conosciuta, diciamolo, forse, se non agli addetti ai lavori. Ahimè, per gli addetti ai lavori o anche i pazienti che hanno usufruito della radioterapia conoscono effettivamente l'importanza dell'utilizzo della radioterapia come per palliare il sintomo dolore o altri sintomi, come ha detto prima la dottoressa, tipo anche una compressione
a livello del mediastino o tipo anche delle emorragie che non si riescono a dominare normalmente con i farmaci o con i presidi chirurgici normali. Ecco, la radioterapia può intervenire in queste situazioni di emergenza, che le chiamiamo noi, e possiamo avere dei risultati ottimi. Ecco, quindi senza avere così il timore, la paura di andare incontro a qualche cosa di invasivo, di massivo, di debilitante. Ci sono, no, tante sfumature tra il bianco e il nero, e in mezzo ci sono i grigi, e voi di queste sfumature ne avete tante e le potete tutte calibrare e dosare per ogni singolo paziente. Mi dicono che c'è una prima telefonata, diamo spazio appunto a questo aspetto. Non c'è, è caduta la linea. Allora, io, dottor Bunchella, abbiamo visto tecnologia ad altissimo livello, adesso ne vediamo un ultimo di filmato che parla di una PET e scopriamo insieme che cosa è e poi qual è l'utilizzo nel vostro reparto. Guardiamo l'ultimo contributo, tra poco siamo di nuovo qui assieme a voi. La diagnostica PET è una tecnica di imaging complessa che permette la visualizzazione tridimensionale della distribuzione di un radiofarmaco che viene somministrato ad un paziente al fine appunto della localizzazione di eventuali patologie tumorali presenti all'interno del paziente stesso. Il radiofarmaco più utilizzato in questa metodica è senza dubbio il fluordesossiglucosio o FDG. In realtà questo radiofarmaco non è altro che uno zucchero, cioè il glucosio, al quale viene legato un isotopo radioattivo, il fluoro-18, che decadendo emette delle radiazioni che poi possono essere rilevate con la macchina che vedete alle mie spalle. Questo tomografo PET-TC che vedete è un tomografo di ultima generazione, è stato dotato in particolare di tutta una serie di accorgimenti, a partire da un lettino in fibra di carbonio rigido, dei sistemi di immobilizzazione dedicati e anche dei sistemi laser, che lo rendono compatibile al 100% con tutti i sistemi che abbiamo attualmente installati presso il reparto di radioterapia. Questo in realtà ci permette di poter andare ad effettuare degli esami che poi, una volta spediti al reparto di radioterapia, permetteranno ai medici di poter andare a definire in maniera sempre più accurata la posizione spaziale delle masse tumorali che poi dovranno essere trattate con gli acceleratori lineari o LINAC. Dottor Bunchella, un quid in più, insomma uno strumento in più per calibrare ancora di più la vostra azione così mirata, così precisa. Questo grazie alla collaborazione, ottima collaborazione con i colleghi della medicina nucleare, perché questa macchina è a disposizione della medicina nucleare. Invece insieme riusciamo a collaborare in maniera perfetta. Utilizzando la PET si riesce a fare un piano di radioterapia molto più preciso, cioè noi andiamo a individuare il target addirittura biologico in questo caso qua, quindi siamo molto più in là rispetto a un attack normale, perché utilizziamo praticamente la tecnologia della PET e questo qua ci consente di dare una dose molto ma molto più elevata in certe zone dove c'è la malattia, quindi è un'evoluzione della radioterapia. E questo c'è nella medicina nucleare di Marche Nord e può interagire con l'operato dei dottori. C'è una telefonata in arrivo, quella che avevamo annunciato prima. Pronto, buonasera. Buonasera, io volevo parlare con il dottor Mazza. E qui, l'ascolta. Io sono una paziente, è stata operata di carcinoma, mastectomia, quadrantectomia dal 2011. Volevo chiederle solo una cosa, dottore. Gli esami del sangue. Mi sente? Sì signora, se può ripetere un attimo l'intervento perché il dottore non ha colto il particolare. Mi sente? Sì. Allora, io sono stata operata di carcinoma, mastectomia e quadrantectomia. E volevo solo chiederle, sono già quasi 5 anni, dal 2011, gli esami del sangue sono importanti, quelli della CEA, quelli importanti per il carcinoma? Sono più importanti da fare e poi mi dicono che non sono importanti. Io sono un po' preoccupata, sinceramente, perché è quello che mi tranquillizzava un pochino di più.
Ma lei sta parlando degli esami del sangue intendendo i marcatori, immagino. Esatto. Allora, i marcatori, c'è ormai una vastissima letteratura scientifica che ne ha un pochettino ridimensionato il valore. Sicuramente il loro valore in ambito di prima diagnosi è tutto da verificare, nel senso che ormai è praticamente certo che hanno un'utilità molto approssimativa. Nel caso suo, invece, per quanto riguarda il cosiddetto follow-up, quindi del periodo che intercorre tra le cure primarie e i controlli successivi, possono avere una valenza. Però è chiaro che da soli non possono ovviamente guidare quelli che sono gli intendimenti e gli eventuali programmi diagnostici intesi come eventuale programmazione di metodiche strumentali da prescrivere. Il follow-up del carcinoma della mammella è un follow-up che va strutturato e soprattutto nell'ultimo anno le linee guida nazionali, che sono quelle dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che seguiamo anche noi come associazione di radioterapia, hanno inteso minimizzare gli esami diagnostici, perché si è scoperto gli esami diagnostici che si fanno, ripeto, dopo le cosiddette cure primarie, perché si è visto che l'impatto sulla sopravvivenza globale è trascurabile, per cui non ha alcun senso, anche per una questione legata ai costi, caricare i pazienti di un'eccessiva richiesta diagnostica, intendendo anche quella relativa al dosaggio di marcatori tumorali. Bene, allora sono giunte molti messaggi, molte osservazioni da fare ai medici qui in studio, le leggerò io, diciamo curiosità anche e dubbi che possono venire sono stati palesati in questi messaggi, proprio parlando di radioterapia. Io li leggerò. Quali sono le maggiori controindicazioni della radioterapia, ci dice Mauro. Allora, prima di tutto bisogna valutare i pazienti e valutare di quali patologie parliamo, perché maggiori controindicazioni della radioterapia se il paziente non riesce a stare fermo, per esempio, no? Perché per noi è fondamentale che il paziente rimanga immobile sul lettino della terapia. Pazienti che hanno difficoltà a stare fermi o non possiamo lasciarli nella sala di terapie perché possono cambiare posizione. Questa è una delle maggiori difficoltà per radioterapista e certe volte siamo costretti addirittura a fare la radioterapia in anestesia generale o in narcosi. Ecco, Marica da Fano ci chiede, insomma, di domandarvi sulla perdita di peso ponderale di chi fa radioterapia e riduzione dell'appetito. Sono due aspetti che possono essere presenti? Anche qua dobbiamo distinguere di quali patologie parliamo, perché quello che ho detto prima, effettivamente, pazienti affetti da neoplasia testa e collo hanno un calo ponderale che è molto sensibile perché non riescono ad alimentarsi in maniera corretta, perché hanno l'infiammazione dovuta alla radioterapia, che spesso viene associata alla chemioterapia in questi casi qua, e quindi hanno difficoltà a mangiare o difficoltà addirittura a ingerire i liquidi. Ecco perché vi ho fatto vedere la nostra sala dove noi riusciamo a fare una terapia di supporto per questo tipo di pazienti. Quindi il calo di peso ponderale è dovuto fondamentalmente al mancato apporto calorico e alla mancata alimentazione corretta. Ecco, quindi non è una conseguenza diretta, insomma, è in No. base e in funzione di quello Sì, e poi, ovvio. che si fa, giusto? Allora, adesso penso che questa sia rivolta al dottor Mazza, perché faccio radioterapia per carcinoma mammario a Muraglia. Ho sentito parlare della tecnica Gamma Knife, arriverà anche a Pesaro, questa è una nostra ascoltatrice di Pesaro. No, credo proprio che non sia previsto l'arrivo della Gamma Knife a Pesaro e soprattutto poi nel fatto specifico per la patologia di cui è affetta la signora non c'è indicazione all'utilizzo di questa metodica. Per cui è una metodica che viene utilizzata per tecniche ad alta precisione, per una, diciamo,
tipo di radioterapia si chiama stereotassi e soprattutto per le patologie cerebrali, ma sulla mammella non c'è assolutamente indicazione. Indicazione. Ecco, dottoressa, insomma, il sentito dire, il sentito parlare, arrivano messaggi, insomma, quanto può, ecco, questo era un chiaro esempio al quale ha risposto il dottor Mazza, di quanto si può essere un po' influenzati dal non sapere o dal sapere poco. Assolutamente. Spesso il passaparola che da una parte può tranquillizzare la persona che deve seguire un trattamento magari invece porta a una maggiore confusione. E ci sono alcuni messaggi, magari cercheremo anche di sfatare alcuni miti. Il paziente che fa radioterapia non diventa radioattivo, per esempio. Gli effetti collaterali del trattamento dipendono dalla sede che andiamo a irradiare, quindi un paziente che fa radioterapia nella regione pelvica può avere degli effetti collaterali correlati, quindi magari potrebbe avere un po' di diarrea oppure un aumento della frequenza urinaria o dello stimolo ad andare di corpo. Se ha disturbi appunto di inappetenza oppure di dolore in altre zone, sicuramente questi non sono collegati al trattamento. Credo che un'altra parte di confusione può dipendere dal fatto che si parla oggi tanto delle nuove tecnologie e che ogni paziente, quando ha sentito elogiare gli effetti positivi o i vantaggi di quella tecnologia, vorrebbe usarla nel suo caso. Ma queste tecnologie hanno delle precise indicazioni, i vantaggi quindi dipendono proprio dall'obiettivo che andiamo a perseguire e dalla sede che andiamo a irradiare. Non avrebbe senso utilizzare una complessità esagerata, per esempio in un paziente per il primo trattamento sul dolore da metastasi ossea, perché magari quella richiede un tempo di erogazione di 20 o 30 minuti e quel paziente dolorante non riuscirà mai a stare fermo per tutto quel tempo. Quindi la tecnologia va impiegata in funzione dell'indicazione del trattamento e il primario ci dirà che cosa sta per arrivare. Sta per arrivare. Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, io volevo fare una domanda, anzi due, indifferentemente, non so chi mi risponde. Ci dica. Volevo chiedere se il ciclo di radioterapia può essere ripetuto più volte, cioè più volte, tipo due volte, e qual è eventualmente la dose massima che si può irradiare. E se devo andare più nel dettaglio vi spiego: un adenocarcinoma polmonare operato, e radio e chemio trattato, e c'è adesso, aveva anche il mediastino interessato, quindi con linfonodi carenali, sottocarenali e ilari, e adesso c'è un ritorno però di malattia, un altro adenocarcinoma, e ci hanno detto che non è possibile fare più la radioterapia perché in quella già precedentemente fatta era stata irradiata una dose molto alta. Dottor Bunchela, chiarissimo il quesito. Allora, la radioterapia non può essere rifatta sulla stessa sede con dosaggio curativo se non c'è proprio un'indicazione precisa. Noi facciamo i ritrattamenti, però con un obiettivo molto diverso dal caso della signora. Perché sicuramente nel caso della signora è stata trattata quella parte del corpo con dosi molto elevata. Andare a rifare un altro trattamento con una dose elevata non è possibile, perché abbiamo degli organi a rischio che sono il midollo, ma sono anche la trachea, ma sono anche altri, anche il cuore e anche i vasi, grossi vasi, che non possono sopportare più di un tot di dosi di radioterapia. Perché sennò gli effetti collaterali superano sicuramente gli effetti positivi di eventuali ritrattamento. Comunque, signora, nel suo caso, il piano di radioterapia precedenti andrebbe valutato con la sua nuova situazione e deve essere valutato da un radioterapista. Bene, in parte l'aveva accennato la dottoressa prima, una nostra telespettatrice ci chiede se insomma, la zia sta facendo delle sedute di radioterapia, è spesso a contatto con una nipotina di 4 anni, può essere dannosa per i minori stando
a contatto appunto a chi si sottopone, con chi si sottopone alla radioterapia? Assolutamente, la radioterapia esterna, il paziente non è radioattivo nella maniera più assoluta, potete coccolare i vostri bimbi. Ecco, zie, nipoti, nonni, se fate la terapia non ci sono problemi. Non ci sono problemi, i vostri nipotini li potete sbaciocchiare tutte le volte che volete. Sicuro. Va bene. Allora, chiudiamo con un messaggio positivo che vi arriva, la signora Laura che ce l'ha mandato, è stata operata a Milano per il tumore al seno, ha effettuato la radioterapia a Muraglia e vi ringrazio tutti voi, tutta l'equipe, per l'umanità e la grande professionalità che avete saputo esprimere nel suo caso. Grazie. Nostra telespettatrice Laura di Fano. Insomma. C'è una telefonata, pronto, buonasera. Pronto? E se può abbassare un po' il volume della televisione, pronto? Mi sente? Sì. Pronto? Pronto. Mi dica, la sentiamo. Io telefono da Fano. Sì. Io dal 2010 ho fatto la radioterapia. Facendo la radioterapia mi ha lasciato molto dolore nei piedi. Da quella volta dopo ho fatto la chemio. Però mi ha lasciato molto dolore nei piedi per il corpo, io ho fatto per il mieloma, sono rimasto con molto dolore, non so se è una cosa normale oppure... Grazie, non so se avete capito il messaggio del signore. Il signore dice che la radioterapia ha avuto dolori dopo la radioterapia. Io le invito, se l'ha fatto da noi, a farsi vedere nei nostri ambulatori perché valutiamo il suo caso, perché probabilmente c'è o la situazione clinica sua è cambiata o c'è qualche problema legato alla sua patologia. Quindi l'invito è quello di farsi vedere da noi, lei basta che telefona e noi lo vediamo nel giro veramente di pochissimo tempo. Bene, e la rapidità insomma è sicuramente un plus che avete e siamo arrivati in fondo alla trasmissione, il tempo è tiranno ma la vostra è una branca molto affascinante che abbiamo sfiorato soltanto diciamo, in quest'ora, però abbiamo capito diverse cose, ci avete trasmesso diversi messaggi soprattutto positivi su quello che fate e sull'alta tecnologia che utilizzate e che vi permette naturalmente anche di sottintendere alle aspettative dei pazienti senza insomma, tutti quei retaggi che c'erano in passato sulla radioterapia e che hanno forse in qualcuno ingenerato un po' di dubbi, un po' di timori, un po' di paure. Questo è sicuramente stato un buon momento per dissipare qualche dubbio e qualche insomma, ansia nei confronti della radioterapia. Ci lasciamo con un progetto futuro, l'abbiamo annunciato all'inizio, lasciamoci con un bel lancio in avanti, dottor Buncheila. Allora, fra pochissimo, io penso che subito dopo l'estate avremo la possibilità di trattare anche le neoplasie cutanee, perché arriverà in dotazione alla radioterapia una macchina che ci consente di trattare le neoplasie cutanee e questo è un vantaggio ed è un'offerta in più per la popolazione che non devono andare in giro per l'Italia a cercare dei macchinari come questo qua. Questa macchina qua ci consentirà di fare tantissimo per i nostri pazienti. Inoltre io spero che l'anno prossimo c'è un progetto che c'è anche la Regione Marche interessata a questo oltre alla nostra azienda, quello di sviluppare la tecnica stereotassica. Saremo in grado, spero, realmente nel 2017 di trattare i nostri pazienti con questa tecnica che è diventata una tecnica indispensabile per un moderno reparto di radioterapia. E quindi una dotazione tecnologica ulteriore per qualificare sempre di più l'offerta su utenti, su pazienti e su popolazione del nostro bacino. Bene, dopo questa sicuramente confortante notizia che ci ha detto il direttore dell'unità operativa di radioterapia, dottor Faisal Buncheila, chiudiamo qui questo appuntamento con Missione Salute, questo penultimo appuntamento. Grazie dottor Mazza per essere stato con noi e anche aver risposto ai quesiti dei nostri
nostri telespettatori. Dottoressa Maurizi, grazie anche a lei per la sua insomma, esposizione così tranquillizzante, così empatica. Dottor Bunchela, con dei collaboratori così salutiamo anche tutti quelli che non sono potuti venire qui, magari li abbiamo visti nei video, insomma, spizzichi bucconi, però sono stati comunque sia ringraziati dalla nostra telespettatrice. Io ringrazio tutta la mia equipe, perché senza di loro la radioterapia non avrebbe raggiunto questi risultati. Quindi tutti quanti, dall'ausiliario fino all'ultimo, i medici e i tecnici e tutti quanti, perché veramente lavoriamo in gruppo e questo si sente che siamo una famiglia, fondamentale. Grazie dottor Bunchela e buon proseguimento a tutti voi del vostro lavoro. Missione Salute termina qui, il prossimo appuntamento giovedì prossimo, l'ultimo, sarà con il reparto di oculistica, quindi insomma preparatevi se avete domande in merito. Grazie per essere stati con noi sin qui, Missione Salute termina qui, buona serata a tutti voi e buon proseguimento con i nostri programmi. Alla prossima!